One Podcast. Il doodle di Radio Capital. Oggi, 9 giugno, ricorre l'anniversario della nascita di uno dei più grandi tastieristi della storia del rock, John Lord. Ho iniziato a studiare il pianoforte a 7 anni, ha raccontato John Lord, e fino a 18 ho suonato quasi esclusivamente musica classica. Amavo Bach, in particolare. Poi ho scoperto il rock and roll e di fronte a me si è spalancato un nuovo mondo. I suoi idoli sono Jerry Lee Lewis e Buddy Holly, ma anche il grande musicista jazz Jimmy Smith, grazie al quale John Lord scopre l'organo Hammond, uno strumento di cui si innamora follemente e che segnerà tutta la sua vita. A 27 anni, dopo una serie di esperienze in band jazz e blues, Lord fonda, insieme al chitarrista Ritchie Blackmore, i Deep Purple. La band cambia formazione molte volte nel corso della sua storia, ma ha sempre in John Lord un punto di riferimento imprescindibile. I Deep Purple, dopo alcuni album non particolarmente convincenti, trovano la quadra con i dischi degli anni 70. In rock, Fireball. Il live Made in Japan e Machine Head segnano un'epoca, delineando i confini di un nuovo genere, l'hard rock. John Lord snobba i sintetizzatori e rimane legato al suo organo Hammond, che collega a un amplificatore Marshall per la chitarra, in modo da avere un suono aggressivo e potente, che possa rivaleggiare con quello di Ritchie Blackmore. Quel suono diventa il marchio di fabbrica dei Deep Purple. La chitarra di Ritchie è la scintilla che illumina i Deep Purple, ha detto John Lord. Lui disegna i tratti decisi e io mi occupo di colorare. Non c'è nessun altro strumento che possa aggiungere colori come la tastiera. Dopo più di 30 anni di carriera con i Deep Purple e oltre 100 milioni di dischi venduti, Lord nel 2002 decide di lasciare la band. Ma non la musica. Continua a suonare fino a pochi mesi dalla morte, avvenuta il 16 luglio 2012 all'età di 71 anni. Ancora oggi, quando penso ai Deep Purple, ha detto il bassista della band, Roger Glover, non mi vengono in mente la voce di Ian Gillan o i riff di Ritchie Blackmore, ma la Hammond di John Lord. Era il doodle di Radio Capital, a cura di Maurizio Rossato e Gianni Faluomo.